Ringrazio a caro Monsignor Giuseppe per questa opportunità di celebrare in questo santuario della Divina Misericordia la celebrazione eucaristica di questa sera che chiude il nostro incontro nel giorno del Signore. Ma chiude aprendo, perché non finisce qui il nostro stare con il Signore, non finisce qui questa sera il nostro cristianesimo, non finiscono qui le preoccupazioni che magari porterà il nuovo giorno di lunedì. Quanti ne sono, quanti ne abbiamo, quanti ne vediamo, quanti ne sentiamo quotidianamente, quante piccole o grandi schiavitù vive l'uomo cosiddetto contemporaneo, l'uomo del nostro tempo, e quante preoccupazioni viviamo anche noi. Ma la fede, quella fede umile e semplice, ci porta qua. Perché sappiamo che qua, forse molto più intensamente, possiamo sentire i battiti del cuore misericordioso di Dio, possiamo accostarci al sacramento della riconciliazione, possiamo sentirci di nuovo amati, compresi, riconciliati, perdonati. Gesù si reca nella città Cafarnaum, dove abitava Simon Pietro con la sua famiglia. E lì vicino c'era la sinagoga. E come di consueto, di rito, va il sabato, il giorno del Signore, a pregare, a insegnare. Ma insegnava come uno, dice l'Evangelista Marco, che ha autorità, non come gli scribi. Anche noi a volte diciamo di qualche sacerdote che predica bene e razzola male. Gesù insegnava come uno che ha l'autorità, perché lui è la parola vivente. La sua parola si concretizza, la sua parola diventa azione, la sua parola diventa un atto compiuto. E di questo neanche era consapevole chi era indemoniato. Nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da un spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: "Che vuoi da noi, Gesù Nazareto? Sei venuto a rovinarci?" E aveva ragione. Noi veniamo qua in questo tempio sacro per togliere il male dal nostro cuore, per togliere il male dalla nostra mente, per liberarci dalla catena che non ci rende liberi in tutto che si chiama peccato, sia grave soprattutto che peccato veniale, perché solamente lui e nessuno al di fuori di lui può riconciliarci con il cielo, con la terra, con noi stessi. E credetemi, per volontà del Santo Padre, che quotidianamente svolgo il servizio nella penitenzieria apostolica, il tribunale della Divina Misericordia, così lo ha definito Papa Francesco, dicendo che in realtà vi confesso è un tipo di tribunale che mi piace, perché a questo tribunale si rivolgono tante anime bisognosa attraverso i loro confessori, per cercare quella medicina indispensabile per le loro anime che si chiama la Divina Misericordia. La Divina Misericordia non si compra, la si chiede in ginocchio, la si chiede a volte col pianto, con le lacrime, con la sincerità del cuore.
anche se il Signore non lo vuole, perché il primato del perdono, della misericordia di Dio è al di sopra di ogni peccato. E ce lo ricorda tante volte Papa Francesco, Dio non si stanca mai di perdonarci. E questo l'uomo posseduto dal demonio era ben consapevole chi è Gesù. E a volte ci vuole anche questa esperienza per capire chi è Gesù e quanto è importante nella nostra vita, perché Lui è la nostra via, la vita e la verità, perché Lui è la nostra porta. Le porte che erano aperte nell'anno della misericordia, nel giubileo della misericordia, sono solamente un simbolo di Cristo, vero Dio e vero uomo, Cristo nostro Salvatore, che è la porta della nostra salvezza. Venite da me che siete affaticati, che siete oppressi, e io vi ristorerò. E noi questo ristoro spirituale anche oggi cerchiamo, mentre ringraziamo per ennesima settimana, ennesimo giorno, ennesima festa che il Signore ci ha dato da vivere. Perché io spesse volte già ho detto qua, noi conosciamo più o meno il nostro passato, stiamo vivendo il presente, ma per il futuro possiamo solamente nutrire la speranza. Ma non si tratta della speranza cosiddetta terrena, di vincere la lotteria, di trovare il lavoro, che è molto importante, direi necessario, di avere ottenuto un tale o l'altro risultato. Ma noi siamo cristiani, siamo figli di Dio. Cristo, apparteniamo al Cristo, quindi la nostra speranza non può finire qua. La nostra speranza ha gli occhi aperti, fissi sul volto misericordioso di Dio, sul cielo, sulla vita eterna. È questa speranza che noi dobbiamo avere e nutrire, perché anche se il Signore ci dovesse chiamare in questo istante, noi abbiamo conquistato la gioia di essere con Lui, di stare con Lui, di contemplare il Suo santo volto. E questa gioia, questa felicità non ci potrà dare nessuno. A volte noi viviamo dei piccoli momenti di gioia, di serenità, di felicità, ma la libertà vera e propria proviene dal Signore. E questo uomo indemoniato, posseduto dal maligno, dice: io so chi sei, tu sei Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci. Sì, noi dobbiamo andare sempre dal Signore quando desideriamo che sia rovinato, distrutto il peccato che ci rende schiavi, il peccato che ci rende infelici, il peccato che ci fa dire le bugie, il peccato che non ci permette di dire la verità su noi stessi, il peccato che ci fa nascondere, come si nascose l'Adamo quando disobbedito. Perché ti sei nascosto, dice il Dio? Perché sono nudo. Ecco, bisogna a volte diventare nudi davanti agli occhi del Signore, ma nudi nel senso trasparenti, nella nostra innocenza. E Pietro si è denudato, piangendo si è denudato, dicendo: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai costui? Noi sappiamo chi è il Signore per noi. Noi sappiamo che Lui accettò la volontà del Padre. Il Verbo di Dio si fece carne, non è lontano dal tempo del Santo Natale, per diventare Emanuele, Dio con noi. Per questo noi non preghiamo un Dio astratto, una ideologia, una teoria, un teorema, ma un Dio persona.
E com'è bello quel canto, il Signore ci capisce, fa capire e ci perdona, scruta il nostro cuore. E la nostra festa non deve finire e non finirà, finché Dio avrà nel mio cuore, nella mia mente, nella scala dei miei valori il primo posto. La nostra festa non finirà e il demonio e il peccato non potrà mai prendere possesso dei nostri cuori. Preghiamo per questo in modo particolare, di appartenere sempre di più, di appartenere sempre di più al Signore e al suo amore. E sperimentando la divina misericordia, cerchiamo di essere misericordiosi come il Signore è misericordioso sempre e comunque nei nostri confronti. Amen.